Ciao a tutti! Eccomi qui, sono tornata a fare i miei soliti vlog a caso, parlando un po' con voi. Mi mancava effettivamente, negli ultimi tempi ho fatto vlog di vacanza, insomma, di gitarelle fuori porta, insomma, non ero mai a casa praticamente. E quindi, insomma, adesso mi mancava proprio, sentivo il bisogno di parlare e quindi di fare due chiacchiere con voi. Allora, in realtà il motivo di questo video è sì, per fare due chiacchiere, però il riferimento, diciamo, il tema. Il motivo reale, insomma, il nocciolo del video, insomma, della parlata, delle chiacchiere, insomma, il motivo delle chiacchiere, il tema delle chiacchiere è che siamo alla fine dell'anno. Ormai sì, siamo alla fine dell'anno, domani è il 30 dicembre, quindi insomma il mio video era un po' per fare due bilanci, per fare due riassunti, insomma, per vedere un po', per rievocare un po' com'è stato il mio 2017, per raccontarvi com'è stato il mio 2017, perché anche se ogni tanto, spesso, diciamo così, metto e pubblico i video, insomma, noi tutti comunque alla fine dell'anno facciamo un po' di bilanci, facciamo un po' di, neanche di bilanci, di pensieri, ecco, ci facciamo dei pensieri su come è andato, su magari come poteva andare, su come anche sarai quello che inizierà di nuovo anno, ma di solito con il nuovo anno sono nuovi, più che altro sono propositi, sono speranze, sono sogni, sono desideri. E invece con l'anno che comunque, non lo so, ogni fine dell'anno c'è un po' di malinconia perché comunque un anno è andato, come è andato, ma non si può più cambiare, e comunque sia nelle sue cose belle che nelle sue cose brutte. E quindi c'è un po' di malinconia e un po' di malinconia mi viene il termine giusto, nel senso che è un po' di quella sensazione un po' del tempo che scorre, delle cose che sono andate, e non lo so, è come se non si ha neanche il tempo di fermarsi un attimo e di viverle, e non lo so. Quindi ho detto i miei pensieri di questi ultimi giorni dell'anno, insomma, ho detto li facciamo insieme, insomma, io con voi, come sempre, non lo so, spero che poi mi chiacchierate anche un po' voi con me, nel senso che mi rispondiate, mi mettete qualche commento per vedere se sono sempre io l'unica pazza a fare questi pensieri o che magari c'è qualcun altro insieme a me che in questo periodo è un po' così. Che dire, volevo raccontarvi un po' il mio 2017, raccontarvi nel senso che comunque bene o male, voi sapete già tutto, nel senso che le cose principali bene o male le ho vlogate, quindi le cose principali intendo se sono andata da qualche parte, quindi se ho fatto un viaggio, sto parlando delle cose belle, quindi ho fatto un viaggio, se ho fatto una gita, se ho fatto una giornata particolare, ve l'ho vlogata e quindi ve l'ho anche in qualche modo raccontata nei punti salienti, quindi insomma gli attimi, i momenti più belli ho cercato di condividerli con voi. Ovviamente poi in un video o comunque anche in una fotografia o in qualsiasi cosa, comunque è difficile un anno intero che cosa posso dire? Ripeto, va sempre più veloce, nel senso ogni anno che passa è sempre più sono sempre più frettolosi questi giorni, queste giornate che passano, quindi è anche difficile poi. Anzi, io ringrazio YouTube, ringrazio comunque i video e ringrazio anche un pochettino le fotografie, quindi una sorta di diario. Quale può essere Facebook? Perché Instagram sto ancora un po', insomma, prendendoci la mano, nel senso che uso più Facebook, ecco. Però, insomma, ringrazio tutti questi social, diciamo così, perché grazie a loro
ripercorro anche un po' di più i giorni che sono andati, i ricordi, insomma, mi rimangono più in mente, nel senso perché comunque alcune le cose principali, ok, ma alcuni momenti magari sarebbero andati anche dimenticati, tra virgolette, non lo so, io sto parlando di un momento stupido, quale può essere una colazione particolare, che invece grazie a una fotografia o grazie magari a un video ce l'ho lì e ce l'ho più viva nella mente, perché guardando quell'immagine o quel video ce l'ho subito mi torna tutto più alla mente quel minuto, quella colazione passata, ecco. Quindi, insomma, grazie ai social hanno anche dei loro lati positivi, diciamo così. Però, insomma, il mio 2017, appunto, stavo dicendo, perché poi io mi perdo mentre vi parlo, bene o male ve l'ho raccontato e ho cercato di viverlo anche insieme a voi. Però ovviamente è fatto di mille cose, è fatto di mille, di mille pensieri, però facendo un riassunto, bene o male è stato un bell'anno, nel senso perché comunque, bene o male siamo stati bene, nel senso, a parte, voglio dire, cose normali e quotidiane che tutti hanno, però voglio dire. Insomma, bene o male è stato un bell'anno, dico bene o male perché ci sono comunque nella vita di tutti alti e bassi, però comunque tirando le somme non posso parlarne male. Allora, che dire del mio 2017? Posso dire tirando le somme che non è stato male, insomma, che è stato un anno discreto, non voglio dire perché probabilmente un anno comunque. Sereno, bene o male, tra alti e bassi, ma quelli ce l'abbiamo tutti, però bene o male, la cosa significativa è che voglio dire, io sono sempre con la mia famiglia, ho fatto qualche viaggetto, i miei animali ci sono stati, Marchetto, insomma, è ancora qua, non ha ancora fatto le valigie, se n'è andato e non è scappato, insomma, diciamo che le mie cose importanti ci sono state nel 2017, quindi è per quello che posso dire che è stato un bell'anno. Quindi quello, ecco, quello per me è la cosa importante, diciamo che i motivi e le cose, i motivi, insomma, che fanno sì che posso dire e che fanno sì e che dimostrano che un anno è stato piacevole, insomma, o comunque positivo, sono queste: la salute e la presenza degli affetti per me importanti. Quindi, insomma, la cosa fondamentale, il fulcro è quello. Poi appunto fare un viaggetto ogni tanto, qualche gitarella, qualche bella mangiata, stare con gli amici, insomma, poi tutto quello, tutto il resto che viene è un contorno. Del 2017, appunto, cosa posso dire? Di certo mi ricordo il mio viaggio in Giappone, di certo mi ricordo la vacanza a Creta, ricordo quest'ultima delle dogane, chiamiamola così, insomma, quest'ultima del mio compleanno a novembre, ricordo Bernardo, che è l'orso gigante che è venuto a far parte della famiglia Color Fun, e con un sorriso ricordo le passeggiate con Rocco, ricordo i bagnetti con la Leo, ricordo, insomma, tutte le cose che comunque non solo magari sono importanti o ricordano una ricorrenza, ma anche proprio gli attimi del quotidiano, che sono quelli poi alla fine più belli, perché alla fine, anche tipo quando sono in vacanza, la cosa che magari una delle cose che mi manca di più è portare a far pipì il cane. Quindi, insomma, ecco, anche quello fa parte e spero che farà parte di tanti anni avanti. Quindi, insomma, però di cose il mio mare, mi ricordo, insomma, mi ricordo tutte queste cose qua.
Che cosa poi mi posso ricordare del 2017? Cose diverse dagli altri anni? In questo momento non lo so, non mi viene in mente cose proprio che ha insegnato in modo proprio così diverso rispetto agli altri anni prima. Bene o male, i cambiamenti di capelli, quello sì, nel 2017 ho ritagliato per l'ennesima volta i capelli, ma quelli cambiano di sovente ogni qualvolta, quindi non è necessariamente nel 2017, però effettivamente nel 2016 ce l'avevo lunghi e nel 2017 l'ho tagliati. Però quelle sono cose, questo è stato nel 2017, quindi tatuaggi che continuano ad arricchire il mio corpo, ma mai abbastanza. Però diciamo che insomma, voglio dire, cose poi proprio importanti da farci un appunto, da farci tutto merita poi alla fine un ricordo, se sono cose piacevoli. Quindi voglio dire, forse ecco, come nota negativa, ogni anno che passa l'ansia aumenta, non si sa come mai, però insomma, come buon proposito, speriamo che il 2018 placchi un pochettino questa mia ansia generale, diciamo. Buoni propositi per il nuovo anno che spero, insomma, che arrivi e che riusciamo a cogliere, ecco, diciamola così. Sono sempre i soliti, insomma, sono sempre le solite quattro cose che si dicono, quattro parole in croce, le più banali, ma anche le più comunque significative. Quindi, lo dico per me, cioè quello che vorrei io, e in un certo senso lo auguro anche a tutti voi. Quindi, in primis, di stare bene, quindi la salute per noi stessi e per le persone a cui teniamo, quindi per i nostri affetti, compresi ovviamente anche gli animali, perché io li raggruppo, e per me sono famiglia, quindi insomma, non speci cioè, lo specifico, non lo specifico perché per me è quello, però insomma, quindi passare anche del tempo sempre di più con loro, quindi non dare mai niente per scontato, quindi aumentare ancora di più se è possibile il tempo passato con loro, quindi con la famiglia, con gli affetti, cercare di godersi di più ogni singolo attimo, ogni singolo momento, quindi nonostante magari appunto i giorni che corrono, che c'è sempre meno tempo tra magari lavoro, fare, o anche però ecco, godersi di più il tempo, cercare di allontanare i pensieri negativi, ma a concentrarsi solo su quelli positivi, che vuol dire anche semplicemente fare una buona colazione, piuttosto che un buon pranzetto, piuttosto che guardarsi un bel film, comunque concentrarsi sui momenti buoni, ecco, sulle cose buone. E poi, che dire, questi sono i miei buoni propositi. Poi, se posso metterci qualcosa di superfluo, è cercare di continuare a viaggiare, di prendersi comunque un momento, che sia anche un weekend, per staccare un po', però comunque a me piace tanto anche con la relativa ansia, però insomma, il viaggiare, il conoscere, lo scoprire, il visitare, e quindi vorrei non mollare questa cosa e continuare a farlo. E poi tutto, vorrei che tutta, ecco, la cosa che di nuovo sembra una cosa veramente scontata, forse anche per alcuni, anche non è tanto bello per alcuni, però invece per me sì. È che rimanga tutto come adesso, nel senso,
anche la quotidianità che rimanga così, tale quale, che non ci siano degli stravolgimenti, perché a me piace il mio quotidiano. Sono affezionata, mi piace veramente tanto e non mi lamento della mia quotidianità. E quindi vorrei che rimanesse tutto così come adesso. Se bisogna cambiare, girare un tavolo, cambiare un attimino le decorazioni, cambiare un quadretto, cambiare quelle cose lì, sono sempre pronta. Girare l'ufficio, girare, fare spostamenti, cambiare i capelli, eccetera, quelle cose sì, però che poi la base, le fondamenta rimangono sempre quelle, quindi questo è una cosa che veramente vorrei. E poi, insomma, via libera sogni, desideri, cose che magari vogliamo che si realizzano, quindi proviamo a buttarle lì, apriamo questi cassetti e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori, vediamo che cosa questo 2018 può fare e può portare. Ma l'importante è che mantenga, ecco, diciamo così e lo risottolineo. E poi niente, che dire, gli ultimi giorni prima delle feste. Non sono stati, diciamo, dicembre, ecco, dicembre è un periodo di festa, è un periodo di un mese di festeggiamenti, è un mese di festa, c'è il Natale, ci sono le decorazioni, ci sono tutte queste cose qua e tra queste cose qua purtroppo diciamo che c'è stata una notizia non piacevole, insomma, un avvenimento non piacevole che non riguarda direttamente me, ma in un certo senso sì. Comunque, diciamo, come posso dire, mi ha toccato, diciamo così, anche se non riguarda proprio direttamente me. Quindi questa cosa la dico, però nel senso comunque si va avanti, però vorrei dirla perché comunque farà comunque parte del 2017. Niente, quindi anche con comunque il mio dispiacere, andiamo lo stesso verso incontro a questo 2018 e cerchiamo di salutare comunque in qualche modo, insomma, il 2017. Quindi io che cosa vi posso dire? Vi posso dire di salutare il 2017 meglio che potete e soprattutto di iniziare e di accogliere il 2018 ancora meglio di come ancora meglio, insomma. E niente, spero, ecco un'altra cosa, spero di ritrovarvi, anche cioè di ritrovarvi comunque voi tutti e ancora di più nel 2018. E grazie comunque per la compagnia, comunque per i commenti che mi avete scritto, per tutto l'affetto che mi avete dimostrato per tutto questo 2017. Mi siete stati comunque molto vicini, siete sempre di più e io posso solo che ringraziarvi, non so come fate ancora a sopportarmi e non so ancora perché siete lì, comunque insomma vuol dire che forse qualcosina di piccolo di mio vi è arrivato e niente, grazie e non so perché mi viene da piangere, non so perché, ok. Grazie per tutto e vi auguro, grazie per tutto e vi auguro i migliori auguri per un nuovo inizio anno. E se vloggerò e farò qualcosa, vi farò ancora vedere questo musetto, questa faccina, insomma. Buona fine 2017 a tutti e ancora di più buon inizio 2018 a tutti. Io vi abbraccio fortissimo e vi mando un grosso bacio. Ciao. Ah. Ecco, volevo farvi fare un saluto anche da loro perché comunque la Family Color Fun è anche loro.